La prossima bolletta della luce arriverà con un aumento del 5,3%, quella del gas del 5%, che fanno 80 euro a famiglia. Perché? Servono ad incentivare, a dare incentivi al risparmio energetico, a finanziare nuove infrastrutture. A cosa serve questo aumento? L'autorità per l'energia lo spiega bene. Allora, il prezzo del gas aumenta durante i mesi freddi, anche se finora abbiamo un inverno piuttosto temperato. Poi c'è stata un'estate troppo calda e si è prodotto poco idroelettrico e c'è una dispersione sulle reti del sud, che vuol dire non è stata fatta la manutenzione. Una voce che paghiamo in bollette ha avuto un aumento del 50% negli ultimi 7 anni. Ciò detto, se poi uno va a vedere bene dentro la delibera, le ragioni, il grosso di questo aumento è dovuto a ben altro. Primo, un decreto silenzioso di fine dicembre ha stabilito che bisogna fare lo sconto a chi di energia ne consuma molta. Dal gruppo Marcegaglia a Pirelli, da Ilva a Lactalis, che tra l'altro è pure francese, Acqua Nepi, Uliveto, San Benedetto, gruppo Zegna, De Cecco, Rana, insomma 2.800 grandi imprese, e il conto, 1,7 miliardi, lo pagano le famiglie e le piccole imprese. Secondo, incentivi alle rinnovabili, giustissimo, ma si danno anche agli impianti che producono elettricità con le schifezze, pratica che è stata vietata dalla Commissione europea dal 2003. Terzo, finanziamento ai certificati bianchi. Servivano a fare efficienza, servono adesso a fare cassa alle società di distribuzione di energia elettrica e non solo, costano ai cittadini 7 milioni di euro al giorno. Quarto, da gennaio dell'anno prossimo arriva il bello, scrive l'autorità. Con la riforma tariffaria chi consuma poco si vedrà applicato un aumento fino al 46%, cioè tutte le famiglie, il che vuol dire è inutile stare lì a risparmiare, tenete pure tutte le luci accese perché tanto è uguale. Ora, c'è una ragione per fare tutto questo, che è quello di rendere più competitive le grosse imprese e incentivare all'utilizzo dell'elettrico al posto del fossile, però allora ditelo dritto per dritto, abbiamo deciso di favorire i grandi, qualcuno deve pagare questo prezzo e lo facciamo pagare ai piccoli, invece di raccontare le storie dell'inverno freddo e dell'estate calda, no?